Wahekuj, ben ritrovati dal vostro Andrelink 91 su LBX, Little Butler's Experience. Abbiamo appena finito il capitolo 10 e purtroppo Demon Osgood ha perso tragicamente la vita per salvare Campenelli, Howard Campenelli. Ora vediamo che cosa succede. È un po' inoltre che non si parlava di Kaido, infatti Togor Call chiede: e cosa ne pensa, dottor Kaido? Perché abbiamo scoperto che anche lui è un cyborg, quindi insomma non si sa qua come vanno le cose, chi è cyborg, chi muore per colpa degli altri. È un disastro. Questo LBX è fantastico, però inizia tardi a diventare davvero davvero interessante. Però ora cominciamo per bene. È magnifico. Le industrie pesanti coro sono in grado di produrre una tecnologia davvero sorprendente. Con più di 300 metri di lunghezza e 56.000 tonnellate di peso, è il più grande mai esistito. Devo ammettere che è stato un progetto alquanto complesso, ma sarà un investimento per il futuro che di certo interesserà gli eserciti di tutto il mondo. Vedo che lei sa come fare affari, signor Cole. Si sbaglia. Niente di tutto questo sarebbe stato possibile senza la visione formidabile del dottor Kaido. Una leccatina al fondo schiena, intanto ci sta. Quando sarà pronto, potremo finalmente raggiungere i nostri nobili ideali. Quali? Il progetto Fiaba può continuare senza intoppi. La fiaba di distruggere il mondo, quella fiaba? Ma perché gli italiani devono sminuire così un titolo grandioso? The Ominous Fairy Tale Project, il progetto Fiaba. Vabbè. Proprio stremenzito l'hanno dovuto mettere. Il signor Demon se n'è andato. Che se non sbaglio poi nell'anime loro lo apprendono dopo che è morto. Non lo apprendono nel momento in cui avviene l'incidente, lo apprendono dopo. Invece qui a quanto pare è successo subito. Se continuiamo con le battaglie faranno tutti la stessa fine. Mica Zuya. Papà, è questo che significa combattere? Ho paura. Che cosa dovrei fare? Io intanto andrei a rompere il culo a Kaido, poi fai tu. È così, ora sono io il presidente della Tiny Orbit. Immagino che fosse il volere di tuo fratello. Sono passati solo 5 giorni. Non ti ho mai visto così teso. A volte mi preoccupo anch'io. Io e il signor Campanelli ci assomigliamo in questo. Non cambia il fatto che lui è responsabile della morte di tuo fratello. È vero, ma il primo a metterlo contro mio fratello è stato Zilean Kaido. È vero. La colpa è sempre di Kaido, ovvio. Lei era la segretaria di mio fratello, giusto? Sì, signore. Mi chiamo Sue Cridman. Vorrei che lei vedesse una cosa, se ha un momento. Ma lei poi nell'anime porta gli occhiali per in un certo punto, oppure non li ha mai portati? Può essere che mi sbaglio, qui non li porta. E cosa sarebbe? Vediamo un po'. Cosa sono questi dati? Sono i risultati delle nostre ricerche su Zilean Kaido che lo accusano di corruzione, tradimento e ricatto, e magari che è anche un cyborg. Questi sono dati estremamente precisi. Demon voleva davvero portare Kaido in giudizio. Deve aver investito un bel po' di soldi e moltissime energie per raccogliere tutte queste informazioni. A me diceva sempre di non voltarmi e guardare il passato. Solo ora capisco che anche lui non l'ha mai dimenticato. Mi ha fatto credere il contrario. Signorina Kidman, vorrei convocare tutti i dipendenti per una riunione d'urgenza. Può occuparsene lei? Certamente, signore. Te ne vai. Sì. Devo portare avanti la missione di mio fratello. Finire ciò che lui ha iniziato. So che puoi farcela. Grazie, Alex. Bene così. In fondo loro due comunque sia già facevano comunella prima della morte, prima dell'OAS. Già stavano organizzando comunque. Sarà meglio che vada anch'io. Il problema di LBX è che ingrana troppo tardi e un ragazzino che si approccia per la prima volta a un JRPG, anche se questo è più un action, non è classico JRPG. Insomma, dopo il quarto capitolo già inizia a fatica ad andare, inizia
va avanti a fatica, quindi dopo il quinto già potrebbe lasciare. Invece è proprio dal quinto in poi che ingrana davvero alla grande LBX. È questo che mi dispiace, che questo gioco in Italia, come nel resto d'Europa, non ha preso per nulla e quindi non sono stati portati gli altri capitoli. È questo che mi dispiace, perché è un gioco che si sta rivelando stupendo. Van non si sente molto bene neanche oggi, mi dispiace. Signora Yamano, per piacere, dica a Van di rimettersi presto. Gli dica di farci sapere se possiamo fare qualcosa per aiutarlo. Qualsiasi cosa. È molto gentile da parte tua, Amy. Glielo dirò. Dopo 5 giorni, però... è paranoico. Non è... che sta male. Non si è mai comportato così. Che cosa facciamo, Kazuya? Van era lì quando il signor Demon è morto. Deve essere stato scioccante per lui. Sì. Perché non andiamo al negozio da Maestro Navarro? Magari lui e Sadie ci diranno cosa fare. Dategli tempo. Se giocando nei panni di Amy, cioè ne ha anche Kazuya, Amy proprio. Va bene. E abbiamo letto che sono state aggiunte nuove carte nel negozio di carte di LBX. Quindi effettivamente c'è un gioco nel gioco. Tipo Yo-Kai Watch 3, che aveva appunto Blaster Stick, era un gioco a parte. Allora, che facciamo? Non lo so, ditemelo voi. Sì, Van è ancora sotto shock. Capisco. Assistere alla tragedia capitata a qualcuno così vicino a lui dovrebbe averlo turbato molto. Il fatto è che non abbiamo mai visto Van reagire in questo modo. Probabilmente l'ha colpito nel profondo. C'è qualcosa che possiamo fare? Ci sono alcune ferite che solo il tempo può guarire. Dovete starti vicino e alla fine si riprenderà. Giusto. Oh, una chiamata da Hans? Pronto? Ora? D'accordo. È stata convocata una riunione al quartier generale dell'OAS. Andiamo a vedere allora. Ma devo andare fino a là? Oh, mamma mia. Io dico andiamo, magari ci teletrasporta. No, a piedi te la fai. Posso capire che uno magari vuole andare un attimo in giro per i fatti suoi, perché non ha mai avuto modo di farlo. Ha sempre seguito il gioco, però ragazzi, voglio dire, quartier generale, bene. Chissà cosa c'è di così importante. I've called you all here today to make an announcement. I'm Tyler Osgood, your new president. Everyone. The first issue that I need to address as your president is clear to me. It's a big change, but effective immediately, our entire senior board of directors is fired. Bravo! Questo volevo sentire. Ottimo. E mo so cavoli amari per tutti. Mo scoppia la guerra finale, ragazzi. Oh, non posso crederci. Questa sì che è una notizia. Ora sarà ancora più impegnato, dovendo guidare sia l'OS che la Tiny Orbit. Scusate il ritardo. La riunione è stata più lunga del previsto. Piacere tutto bene nell'azienda? Stai tranquilla. Ci sta pensando la signorina Cridman. Lei sa cosa fare. Ma dove sono Van e Justin? Van non è più venuto a scuola da quel giorno. Quando siamo andati da lui non è nemmeno riuscito a salutarci. Capisco. Justin invece ha detto che doveva verificare una cosa. Beh, non possiamo farci niente. Per ora lo dirò solo a voi. Quindi Devin e i suoi scagnozzi ora fanno parte dell'OS. Tutti conoscete il signor Iron, vero? Oh, e questi sono Ini Mini Mani, gli ultimi membri a essersi uniti all'OS. Lasciate che vi ripeta il mio nome. Sono Devin Iron. Con l'Eclipse aiuteremo l'OS nelle operazioni. Ini è un hacker incredibile, in grado di accedere persino ai satelliti militari.
Mini in passato era il famoso pilota di caccia, sarà lui a comandare l'Eclipse. E infine Mini, è uno dei migliori meccanici al mondo, si occuperà di monitorare le condizioni dell'Eclipse. Siamo felici di potervi aiutare. Wow, avere il signor Devin al nostro fianco è un privilegio, ma quei tre non mi convincono. È vero, effettivamente li battiamo ogni volta, non sono un granché. Certo, non sono degli esperti di LBX come voi, però vi assicuro che hanno altre doti che vi saranno utili. Vorrei presentarvi anche un'altra persona. Prego, signor Campanelli. Uè uè, Campanelli! Quel signore anziano... Ma è colpa sua se è signor Demon! Il signor Campanelli è l'inventore del cartone rinforzato, quelli che rivoluzionò l'industria dei trasporti. D'ora in poi ci affiancherà come membro del centro ricerche della Tiny Orbit. Sono sicuro che daranno enorme contributo al futuro degli LBX. Signor Osgood, io... Signor Campanelli, non ho rancore verso di lei. Lei è una vittima della Nuova Alba, proprio come me. I sostenitori della Nuova Alba hanno sfruttato la sua vulnerabilità e l'hanno messa con le spalle al muro. Un uomo disperato non è più in se stesso. Io e lei non siamo stati un'eccezione. Nonostante tutto, non lascerò che sia la disperazione a muovere l'OAS. Glielo chiedo di nuovo, signor Campanelli. È disposto a darci il suo aiuto? Signor Osgood... Io sono... Prima non ne ero sicuro, ma ora credo di aver capito. Se gli do una voce napoletana, diciamo, non è per prendere per culo i napoletani, perché mi è arrivata anche sta critica. Tra l'altro, io ho anche dei parenti che abitano a Napoli. Mia nonna è napoletana, quindi capite che mi prenderei per culo da solo se stessi prendendo in giro i napoletani, capite? Bene, ora che abbiamo terminato le presentazioni, dobbiamo studiare la nostra prossima mossa. Ini, con le sue doti di hacker, è riuscito a determinare dove si trova il motore perpetuo. Grazie. È nell'entrata delle industrie pesanti call. Quelle sono le industrie call! Cavolo, ci ho messo un attimo a realizzare, ma sono fighissime! Perché in Italia non ci sono queste costruzioni così fighe? È lì che andremo. So che vorremmo farlo tutti, ma non è così semplice. Le industrie pesanti call sono un presidio della Nuova Alba. Il livello di sicurezza non avrà uguali laggiù. Questo è vero, ma ci sono anche altre complicazioni. Che cosa intende? La struttura è controllata dalla Nuova Alba, ma anche la sede dell'impresa più grande di tutta la regione. Esatto. Questa è la facciata che tutti conoscono, perciò abbiamo bisogno di prove sicure prima di agire. Non potremmo introdurci là dentro e cercare delle prove dall'interno? Non credo sia il caso, piccoletto. Il mondo degli adulti è un po' più complicato. Grandfather, you were involved in Damon Osgood's death, weren't you? What? Nonsense. Do you think I believe that? Well, if you don't, what do you plan on doing about it? You can leave now. Fine. Then this is our goodbye, Grandfather. Probabilmente non è neanche il vero Cillian Kaido. E non che Cillian Kaido è un cyborg. Non è proprio Cillian Kaido a partire dalla base, ecco. Però la frase arrivederci nonno, lui in realtà ha detto allora questo è il nostro addio. Praticamente lui ora se ne va. Non vuole più avere niente a che fare con nonno. Che poi non è. Però, Van, che cosa dovrei fare? Dove sta andando, signorino? Lui ovviamente è maggiordomo, quindi è inglese. Stereotipo. Non tornerò mai più. Voglio che tu sappia che ti sono grato per tutto quello che hai fatto. Signorino Kaido!
Sì, strozzato un pochino alla fine l'accento, ma chi se ne frega. A un certo punto. Industrie pesanti, Cole. A cosa stai pensando, Amy? Non credi che possiamo fare qualcosa per conto nostro? Non vorrai forse... So che è da pazzi, ma è esattamente ciò che farebbe Van se fosse qui. Ok, io ci sto. Anch'io. Grazie, ragazzi. Che cosa vi passa per la testa? Non avete sentito una parola di quello che ha detto Tyler, eh? Abbiamo sentito bene. Il motore è perpetuo lì dentro, giusto? E non ti sembra di dimenticare qualcosa di fondamentale? Vi aiuterò. In fondo quel luogo è in mano della nuova Alba. Potrei trovare dei ricambi LBX molto interessanti. Duck. Allora lo facciamo, sì o no? Lo facciamo e come? Hans e Duck si sono uniti al gruppo. E le industrie pesanti Cole sono sulla mappa di Tokyo. Ah, ecco. Ho messo come a capo del gruppo il nostro amichetto Kazuya, che secondo me ci sta meglio. Dunque, dirigiamoci intanto alle industrie Cole. Industrie Cole, vuoi entrare? Sì, perfetto. Poi comunque sia, continueremo nel prossimo episodio perché già siamo agli sgoccioli. Se Van riuscisse a riprendersi. Van, posso entrare? Justin era preoccupato per te, così è venuto a trovarti. Che cosa c'è, Van? Justin, io ho paura di continuare a combattere. Hai paura? Spionaggio, quando c'è questa musichetta. Questo posto è tranquillo, troppo tranquillo. Non abbiamo visto nessuno da quando siamo qui. Pensavo che avremmo fatto molta più fatica a entrare. Questo è davvero un presidio della nuova Alba? Dobbiamo andare avanti. Ora è troppo tardi per chiederci se abbiamo fatto bene o no. Certo che Hans pure con le classiche... Com'è che si chiamano? Quelle ciabatte che usano i samurai. Quelle classiche in legno. Gli zoccoli? I zoccoli in legno, sì. Oh, perché di qua non si può andare invece? Molto strano. C'è pericolo. Dobbiamo fare praticamente il giro per andare dall'altra parte. Ah, forse no. Ah, ci dice di andare qui. Ma se io volessi fare il giro? Ah, ci ferma, ok. Ah, c'è qui, infatti qualcosa c'era. Perché ho visto che ci sono altre porte di là, quindi volevo un attimino andare a vedere. Allora, entriamo. Vuoi andare a livello inferiore? Beh, tu che dici? Qui c'è tutto quanto un altro mondo. E questo ascensore non funziona. Quindi per forza qui. Ma tre ascensori? Per andare dove poi? Nello stesso posto? No, ma a quanto pare no. Meno male. Wow, guardate quel nastro. So che loro sono i nemici, ma è comunque una produzione impressionante. In effetti sì, è fantastico. Oh, arriva qualcuno? Nascondiamoci presto. Antisgamo. Poi non c'è nessuno a lavorare a quest'ora. Voglio dire, sarà pomeriggio forse? In genere nelle industrie si lavora fino alle 7:30, 8. Silian Kaido, che ci fa qui? Pensavo si stesse grattando. Mamma mia. Il compressore di gravità è stato completato. Tutto sta andando secondo i piani. Sì, anche la produzione della castagna sferica procede secondo le vostre istruzioni. Castagna sferica. Il dottor Kaido prende ordini. Quindi non è il capo della nuova Alba. E cos'è il compressore di gravità? Ma la castagna sferica, che è quello che sembra più interessante. Non lo so proprio.
e la castagna sferica sembra un nome in codice. E così qualcuno sta comandando anche Kaido. Dottor Kaido, sono Cole. Mi dispiace interromperla un momento. Prego, venga pure. Oh, polizia. No, che cos'è quella? La ringrazio. Ci stiamo preparando a trasportare il compressore di gravità. Dovremmo iniziare tra mezz'ora. Eccellente. Non resta che caricare le castagne sferiche. Questo deve essere suo figlio, immagino. Ah, è un maschio? Comunque, quei capelli mi hanno ingannato. Sì, signore, il suo nome è Curtis. È un vero piacere incontrare Dottor Kaido. Ho sentito dire che sarai il nostro miglior giocatore di LBX al posto del giovane Nis Richter. So che le tue abilità sono davvero impareggiabili. È troppo gentile, signore. Curtis era all'estero a studiare la costruzione degli LBX, ma l'ho chiamato in aiuto. Preferirei non essere paragonato a Nis Richter. Non mi si addice. Gli Emirati sono ben superiori. Curtis, bada come parli. Quindi non ti interessa solo prendere il posto di Justin o di Nils? Dottor Kaido, certe persone nascono con delle abilità differenti. Non è una cosa che si può imparare. E tu credi di appartenere a quella cerchia speciale della società? Esattamente. Io sono un prescelto e sono destinato alla gloria. Questo ragazzo mi piace. Possiamo contare su di lui. Seguimi, ti spiegherò i nostri piani. Gli manca un occhio, quindi sai che sicuramente è cattivo e fortissimo. C'è una cosa che dovrebbe sapere. Abbiamo un problema. Ci sono dei ratti, 4 a essere precisi. Cosa vuoi che faccia, papà? Fai ciò che devi, ma in fretta. Il dottor Kaido non è un uomo che possiamo far attendere. Sembra proprio di no. Voi cosa rite, piccoli ratti? Volete uscire fuori a giocare? Come hai fatto a saperlo? Che non neanche ci vedi da un occhio. A meno che non è una benda che può vedere il calore. Un sensore di calore, sì. Sono sbalordito. Sapevi che eravamo qui e accetto la sfida. Sapete corrigere una cosa molto brutta? Tenete le vostre sporche zampe lontano da me. Sporche zampe? Come ti permetti? E ora vi rispedirò da dove siete venuti. Nemesis, fatti avanti! Nemesis? Boh, vabbè, qui finisce il capitolo. Pensavo di combattere subito contro di lui, ma a quanto pare ci fa salvare, perché dicevo, capace perde, deve rifare tutta quanta la strada, non c'ha voglia, giustamente. Bene, cucci, allora questo video termina qui. Nel prossimo episodio vedremo come combatte Curtis. E che LBX è Nemesis. Mi intriga parecchio come nome. Però non si era Nemesis di Resident Evil 3, perché sennò quello è indistruttibile. Un po' come Agente X. Ad ogni modo, io come sempre vi ringrazio per aver seguito il video, che spero vi sia piaciuto. Vi ricordo ovviamente in descrizione il link per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye, yeah.